Ammonta circa 12 milioni di euro il finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo grazie al Fondo Sociale Europeo per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati attraverso l'erogazione alle aziende di incentivi economici. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina a Pescara dall'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco e dalla responsabile dell'ufficio politiche del lavoro Maria San Benedetto. Un avviso per le imprese, ci tengo a sottolinearlo, quindi se sei un imprenditore, se hai un'impresa e pur avendo bisogno di personale finora non hai potuto assumerlo perché il costo del lavoro non ti consentiva di poter fare questa spesa, oggi la Regione ti dà questa possibilità e cioè tramite una serie di agevolazioni e di finanziamenti potrai in maniera più agevole assumere del personale. Però se sei un cittadino e sai che quell'azienda ha bisogno di te e che però insomma fino ad oggi non è riuscita a poterti assumere proprio per i problemi legati ai costi, puoi dire a quell'azienda che può rivolgersi alla Regione, può rispondere a questo avviso per poter avere delle agevolazioni e dei finanziamenti affinché appunto l'obiettivo del lavoro possa essere raggiunto. 6 i workshop organizzati sul territorio nell'ambito dell'iniziativa denominata Per filo e per segno. Non è semplice raccontare ai cittadini quali sono le cose che la Regione mette in campo grazie ai finanziamenti europei. Quando si parla di finanziamenti europei ci si intreccia in una serie di anche termini burocratici che non aiutano la comunicazione. Allora abbiamo deciso di fare come si faceva una volta, come dire, un classico, cioè andare sui territori e raccontare di persona ai territori le cose fatte e le idee nuove da mettere in campo, e devo dire che c'è stata una bella risposta anche in termini proprio di partecipazione attiva, cioè di domande, di richieste, di impressioni. Tra l'altro stiamo già cominciando a pensare ai prossimi 7 anni, perché c'è un progetto da mandare in Europa per poter avere i finanziamenti, e questi incontri sono stati utili anche per cominciare a programmare il futuro.